L'argomento di oggi sono le piante. Dunque, le piante sono uno dei più importanti gruppi di organismi eucarioti. Sono naturalmente il gruppo che produce, per così dire, la maggior parte della materia organica negli ecosistemi terrestri. In effetti, questo gruppo di organismi, le piante, vivono fondamentalmente solamente negli ecosistemi terrestri, non vivono in mare se non in casi abbastanza rari, interessanti ma rari, nel quale ambiente sono sostituite fondamentalmente da alghe, le quali alghe abbiamo già visto la volta scorsa, non si possono considerare piante, non fanno parte dello stesso gruppo. Allora, prima di parlare di piante, occorre che spieghiamo un fatto che voi di secondo ancora non avete visto, che riguarda la riproduzione degli organismi. Ok, cancelliamo. In moltissimi organismi viventi la riproduzione funziona più o meno così. Abbiamo che l'organismo adulto, per esempio, questo potrebbe funzionare per la specie umana. Okay? L'organismo adulto è fatto di cellule, le quali cellule hanno due copie di ciascun cromosoma. Quindi gli organismi eucarioti, sappiamo, hanno tanti cromosomi. Okay, due copie, quindi questo organismo qui, per esempio, ecco, un insetto, vabbè, eccolo, vedete? Eccolo qua. Questo qui ha nelle sue cellule, facciamo anche a righe, questo cromosoma in due copie, quest'altro cromosoma in due copie, diciamo che ne ha tre copie, e quest'altro cromosoma in due copie. Quando questo organismo animale produce le sue cellule riproduttive, che sono uno spermatozoo nel caso del maschio, oppure un ovulo nel caso della femmina, queste sono cose che immagino più o meno sappiate, tutti i suoi cromosomi sono in queste cellule, vengono dimezzati, cioè queste cellule posseggono solo uno. Avete ragione, mi dimentico sempre. Schermo intero, eccolo qua. Non si vede, sono scemo. Ah, aiuto. Ok. Adesso si vede? Spero. Si vede? Allora, questo organismo qui, dicevo, insetto, ha questi due cromosomi, due versioni di cromosoma per ogni cellula, due volte questo, due volte questo, due volte questo. Nelle sue cellule riproduttive, spermatozoo per il maschio, ovulo per la femmina, invece, il numero di cromosomi viene dimezzato. Suppongo che l'abbiate più o meno fatto prima o poi, alle medie. E poi quando questi spermatozoo e ovulo si riuniscono a formare il nuovo cellula, il nuovo organismo, okay? La cellula nuova che si forma si chiamano zigote, okay? Zigote, e queste due cellule, maschile e femminile, si chiamano i gameti. Questa nuova cellula, lo zigote, avrà di nuovo tutte e due le copie, okay? Avrà due cromosomi per ciascun tipo, uno proveniente dalla mamma, uno proveniente dal papà, e da questo zigote poi le cellule si moltiplicano e formano un nuovo adulto. Questa è la condizione normale che abbiamo negli animali, tra cui anche è quello che si trova nella nostra specie. Allora, nelle piante questa faccenda è generalmente più complicata e quindi vale la pena, cioè abbiamo bisogno di parlare di questi argomenti e quindi ne dobbiamo un pochino fare questa introduzione. Quindi l'adulto, per esempio negli animali, ha due versioni di ciascun cromosoma, le sue cellule riproduttive ne hanno solamente una. E poi se queste cellule riproduttive si incontrano, formano uno zigote, e da questo zigote si moltiplica e si forma un nuovo organismo intero, il quale avrà tutte queste cellule con due versioni di ciascun cromosoma. Allora, gli organismi, attenzione al lessico, che hanno due versioni di ciascun cromosoma, due versioni, si chiamano gli organismi diploidi, e le cellule diploidi. Diploidi, due versioni per ciascun cromosoma. Gli organismi e le cellule che invece hanno una sola versione di ciascun cromosoma si chiamano gli organismi aploidi. Aploidi. Questo è un po' di terminologia di cui abbiamo bisogno di parlare a introduzione del nostro argomento, sono le piante. Allora, queste piante, quando si sono formate, cioè quando si sono evolute, e da che cosa derivano? Le piante derivano da delle alghe verdi.
alghe verdi che vivevano nel mare, per esempio una pianta simile, un'alga simile alle piante verdi che vivono adesso è la lattuga di mare, Vulva lactuca, che abbiamo visto la volta scorsa. Okay. Questa specie di robina verde qui, okay, ha lo stesso tipo di clorofilla, lo stesso modo, la stessa architettura cellulare delle piante, e le piante probabilmente derivano da questi organismi qui. Okay? Allora, il primo gruppo di piante terrestri ad essersi evoluto da queste antiche alghe verdi è un gruppo che si chiamano le briofite. Briofite, siamo in verde perché sono piante. Briofite, briofite, in latino briofita, okay? Le alghe verdi. Le briofite. Allora, queste briofite comprendono numerosi gruppi, 4-5, principalmente 3. Il più importante di questo gruppo di briofite sono i muschi. Muschi. I muschi sono un gruppo di piante terrestri che appartengono a questo gruppo delle briofite. Ok? Allora andiamo a vedere che cos'è un muschio e come è fatto e come funziona questa pianta. Allora, tutti quanti voi sapete più o meno che cos'è un muschio. Ok? Allora, se io adesso vi scrivo muschi, voi vedete un po' di foto. Muschi, no, muschio, non ho ancora imparato che muschi non è una cosa che si può scrivere, okay, perché in tedesco vuol dire un'altra cosa. Okay, queste sono delle foto di alcuni muschi, okay? Muschi, e ve ne ho preso un individuo che ho trovato qua fuori da casa mia. Ecco, questo è un esempio di un muschio che è un po' secco, ma vedete che ha questo filetto in cima. E poi vedremo, questo filetto è molto molto importante. Allora, come è fatta la struttura di questo muschio? È fatto così: c'è una sorta di piantina piccolina, okay, che ha delle sorte di piccole radici che servono per ancorarsi al terreno. E poi produce questa piantina delle foglioline, una da un lato, una dall'altro, varie foglioline molto semplici, così, fatte di un solo strato di cellule. Un solo strato di cellule. Allora vediamo se c'è una foto un po' ingrandita dove si possa vedere per bene questa cosa. Facciamo Brium, che è un muschio molto molto grosso. Brium. Allora vediamo se troviamo. Ecco, va bene, qua si vede abbastanza bene. Ok. Vedete, sono delle foglioline che sono da un lato e dall'altro, tutto intorno a questa specie di fusticino, e di queste piantine vivono in mucchi, in grandi gruppi di tantissime di queste piantine, tutte assieme. Queste vivono in ambienti molto umidi, e vedremo dopo come mai vivono in ambienti umidi. E basta. Allora, come sono fatte? Sono fatte così. Dunque, queste cellule qui, questa pianta che noi vediamo, che voi vedete, che è comunissima, che avete visto dappertutto, sono cellule aploidi, cioè sono cellule che per ciascun cromosoma hanno una sola versione. Allora adesso noi usiamo gli stessi tre che abbiamo usato qua, ok? Questa pianta qui ha una sola versione di ciascun cromosoma, e di queste piantine di muschio, tipicamente alcuni individui sono di sesso maschile e altri individui sono di sesso femminile. Quindi queste piante hanno dei sessi separati. Hanno dei sessi separati. Okay? La pianta maschile produce in cima a questo fusticino una struttura che è fatta più o meno così, con dei pallini così, molto piccoli. Voi non li avete mai visti? Io li ho visti rarissimissimamente, perché ho guardato molto bene, che sono fatti circa così, sono come un sacchetto, okay, che all'interno sviluppa delle cellule apposta. Okay. Questa struttura maschile, questo è il simbolo di maschio, penso che lo conosciate, okay, si chiama un anteridio. Anteridio. La piantina femminile, invece, che è in tutto e per tutto simile, produce in cima
vivono molto vicine di solito, in cima produce una struttura diversa, ne produce più di una, ok? Si chiama un archegonio. Adesso andiamo a vedere come è fatto più o meno un archegonio della piantina femminile di muschio. È come un vaso con un buco, con un canale, con un foro in cima. E queste sono le strutture riproduttive maschili e femminili del muschio che sono su piante distinte, su piccole piantine piccolissime, separate una dall'altra. Allora, che cosa succede? Succede che quando è la stagione giusta, le cellule della piantina maschile del muschio si trasformano, producono dei gameti, cioè delle cellule riproduttive. Queste cellule riproduttive si sviluppano all'interno dell'anteridio e hanno una forma che di solito è più o meno a mezzaluna e hanno due flagelli che gli permettono di nuotare. Okay? Andiamo a vedere come si chiamano. Questi si chiamano gli spermatozoidi, sono simili agli spermatozoi, ma non sono degli spermatozoi come quelli degli animali, sono gli spermatozoidi del muschio. Zoidi. Adesso ve li faccio vedere. Se c'è qualche foto al microscopio di spermatozoidi di muschio. Allora, vediamo se troviamo. Dovremmo averli da qualche parte. Ecco, questi sono degli spermatozoidi di un muschio. Vedete che hanno una struttura estremamente complicata. Qui c'è un disegno. Vedete, è una cellula così a forma di spirale che contiene DNA, e con questi due lunghi flagelli arrotolati. Vedete che forme particolari che hanno. Sono gli spermatozoidi dei muschi. Ci sono degli altri disegni e foto, non ce ne che ce ne siano tanti. Eccole qua, qua c'è un grafico, va bene. Questo disegno qui ci rappresenta qui un anteridio dal quale escono gli spermatozoidi del muschio. Allora, che cosa succede? Succede che quando piove e le due piantine, la piantina maschile e la piantina femminile sono mature, gli spermatozoidi, molte decine o centinaia, escono dagli anteridi delle piantine maschili e attraverso l'acqua che bagna queste piantine nuotano verso l'archegonio. Entrano nell'archegonio e in fondo all'archegonio c'è una sola cellula femminile, che è l'ovulo. Ok? Questo è l'ovulo. Trova in fondo all'archegonio. Okay? Poi che cosa succede? Succede che, quindi c'è questa fa prima fase del ciclo della vita del muschio, succede che lo spermatozoide si fonde con l'ovulo e siccome entrambe queste cellule sono derivate così direttamente, diciamo, dalla pianta madre, entrambe avranno un solo corredo cromosomico. Entrambe avranno una sola copia di ciascun cromosoma. Quando si fondono assieme, la cellula che otteniamo sarà un gamete, sarà uno zigote, sarà una cellula con due corredi cromosomici. Okay? Questa cellula qui, l'ovulo fecondato che si trova all'interno dell'archegonio di una piantina femminile, si chiama lo zigote della nuova pianta di muschio. Allora andiamo a vedere cosa succede dopo. Allora, questa è la piantina femminile. Piantina femminile del muschio. Eccolo qui. All'interno della piantina femminile c'è questo archegonio, così, che contiene l'ovulo fecondato, lo zigote. Okay? Questo è lo zigote. Zigote. Dopo la fecondazione, dopo che, una volta che è piovuto, gli spermatozoidi della piantina maschile sono nuotati fin dentro qua. Allora, da questo zigote, che cancello un po' qua, facciamo un passaggio in più che non guasta. Da questo zigote si forma una nuova pianta di muschio, ma una pianta di muschio che è completamente differente da quella di prima, completamente diversa da quella che c'era prima. Adesso andiamo a vedere com'è. Praticamente femminile del muschio, e da questo archegonio nasce una pianta che ha una forma del tutto diversa, è fatta così, è come un lungo filo che cresce,
E all'interno di questo lungo, in cima, scusate, a questo lungo filo, che difficile che disegnare qua. In cima a questo lungo filo si forma una sorta di scatolina. Sorta di scatolina col coperchio, ha un vero e proprio coperchio, ok? E questa scatolina ha un nome, si chiama la capsula del muschio. E tutta questa pianta qui, questa struttura qui, è una pianta separata dalla pianta madre, è una pianta diversa dall'altra, perché in questa pianta qui ci sono cellule che hanno due copie di ciascun cromosoma. Cromosoma sono piante, quindi, mentre la madre ha ancora sempre, ovviamente, una copia, okay? Una copia di ciascun cromosoma e basta. Allora, questa capsula cresce, okay, sopra alla pianta madre, è nutrita dalla pianta madre ed è quello che adesso abbiamo, vi ho fatto vedere, no? Pazienza. È praticamente questo filo qui sopra, che voi vedete qua, okay, in questi muschi, e che avete visto, potete vedere anche qua, okay, questa parte qui. Vedete, questo filo che avete visto sicuramente prima o poi, questo filo cresce, è fatto di cellule con doppio corredo cromosomico, di cellule diploidi, e cresce sopra a una piantina femminile, sopra una piantina femminile a partire dall'ovulo fecondato che si trovava dentro l'archegonio. E in questa capsula che cosa succede? Succede che le cellule si dividono e si producono delle nuove cellule con solo mezzo corredo cromosomico, quindi in cima, adesso vi faccio il disegno della capsula in cima, ok? Questa è la capsula in cima, che ha il suo coperchio, così, si chiama opercolo, ha un coperchietto, in questo modo. In cima qua si formano delle cellule tutte uguali, eccole qua, le disegniamo così, delle cellule tutte uguali che hanno solo metà del corredo cromosomico, metà. Processo della meiosi, si dice che separa, divide a metà il corredo cromosomico. Okay? Queste nuove cellule qui, mentre tutta la capsula ha doppi cromosomi, okay? Doppi cromosomi così, queste nuove cellule qui hanno solo una, di nuovo una copia di ciascun cromosoma. Queste nuove cellule qui si chiamano le spore. Le spore. Spore del muschio. E queste spore del muschio, a un certo momento, cosa succede? Succede che la capsula si apre quando il clima è secco. Quando il clima è secco, la capsula si apre. Adesso vediamo il coperchietto che si apre. Ok, ecco, qua si stacca. Le spore escono e vengono trasportate lontano dal vento. Sono piccolissime, microscopiche. Ok. Quindi le spore vengono trasportate lontane dal vento e cadono in giro da qualche parte. Da queste spore, quelle più fortunate che cadono nei punti migliori, potrà nascere una nuova piantina con solo di queste, con solo mezzo corredo cromosomico. Le spore sono tutte uguali a vederle, ma alcune producono piante maschili, altre producono piante femminili. E il ciclo può ricominciare. Allora, ripeto, facciamo un riassunto di tutto il ciclo perché l'abbiamo fatto in fretta e ci sono tante cose che non avevamo mai detto prima. Ci sono pia le piante di muschio che noi vediamo normalmente hanno un solo copia di ciascun cromosoma, un solo corredo cromosomico. Alcune sono maschili e hanno questi anteridi, altre sono femminili e hanno questi archegoni. Questi si vedono all'inizio, inizio, inizio della primavera, è molto raro vederli. Gli anteridi producono queste specie di spermatozoidi, che quando piove nuotano letteralmente dalla pianta maschile e arrivano alla pianta femminile. Entrano attirati da delle sostanze chimiche nell'archegonio della pianta femminile e poi la fecondano e si fondono con l'ovulo per formare uno zigote. Da questo zigote nasce questa nuova pianta diploide, questa pianta con due corredi cromosomici. Questa pianta diploide è completamente diversa dal suo genitore, okay? Forma questo filo
enzima forma questa capsula. Nella capsula le sue cellule diploidi con doppio corredo cromosomico si moltiplicano e si separano producendo nuove cellule con solo mezzo corredo cromosomico, con solo una copia per ciascun cromosoma. Queste nuove cellule speciali sono le spore. Queste spore, poi quando il momento è opportuno, vengono abbandonate al vento e se cadono per fortuna, per un colpo di fortuna, in un punto favorevole, possono da queste spore nascere una nuova piantina maschile oppure una nuova piantina femminile. E questo è il ciclo di vita dei muschi e delle altre briofite. Ci sono altre briofite oltre ai muschi, ma sono molto meno importanti e noi non le vediamo. Okay? Quindi i muschi sono questo tipo di pianta. Allora, tanto per aumentare ulteriormente la terminologia e vediamo quanta diavolo di terminologia dobbiamo introdurre, tanta, la pianta, qui abbiamo due tipi di piante, cioè ogni specie di muschio è fatta da due parti, diciamo, da due, come si può dire, fasi di vita. Una fase in cui c'è un solo corredo cromosomico, una sola versione per ogni cromosoma, cioè c'è una fase aploide, e poi c'è una seconda fase in cui c'è doppio corredo cromosomico, cioè c'è una fase diploide. Allora, la pianta della stessa specie, la pianta aploide, cioè questa in verde, si chiama il gametofito. Cosa vuol dire il gametofito? È la pianta che produce i gameti. Chiaro? Il gametofito, c'è un gametofito maschile, questo, e un gametofito femminile, questo, produce i gameti, vedete? Queste cellule riproduttive, l'ovulo e lo spermatozoide, il gametofito. La pianta invece, questa qui, la pianta diploide, che vive nel caso del muschio sopra alla pianta aploide, è quella che produce le spore, quindi si chiama lo sporofito. Lo sporofito. Allora, che cosa, come funzionano queste briofite? Abbiamo capito che è una versione più complicata di quel che succede negli animali. Negli animali abbiamo sempre individui diploidi che producono una cellula riproduttiva e i quali si uniscono e producono un altro individuo diploide. Qui invece, in questi muschi, la faccenda è più complicata perché abbiamo un individuo aploide che produce un individuo diploide, che produce un individuo aploide, che produce un individuo diploide, che produce un individuo aploide e così via. Cioè si alterna una generazione aploide con solo una versione di ciascun cromosoma, ripeto, aploide, e una generazione diploide con due versioni di ciascun cromosoma e queste due generazioni sono completamente diverse come forma. Vedete, questa è una piantina con le foglie, eccetera, eccetera. Quindi un filo con in cima un pallino, il gametofito e lo sporofito. Questa condizione in cui si alterna una generazione di un tipo e una generazione dell'altro è caratteristica di tutte le piante, ahimè, che sono più complicate degli animali e si chiama la alternanza di generazioni. L'alternanza di generazioni che avviene nelle piante, di generazioni. Una aploide, una diploide, una aploide, una diploide. L'alternanza di generazioni.